Una sicurezza per tutti quelli che frequentano la montagna, i sentieri, i mountain bike, tutti quelli che fanno l'outdoor, soprattutto qui in provincia d'Arezzo, ecco. Una sicurezza in più. Una stazione del soccorso alpino speleologico interamente dedicata alla provincia di Arezzo. Sarà nelle foreste casentinesi, ma sarà appunto dedicata a tutto il territorio aretino. Il nostro è un intervento chiaramente intervento in terreno ostile, in ambiente impervio, sanitario chiaramente, perché tutti noi abbiamo una formazione sanitaria. E chiaramente siamo attivati dalle centrali 118. Guardate, i soccorsi in montagna sono tanti che facciamo durante un anno e in ambiente impervio soprattutto, anche perché fondamentalmente c'è sempre più persone che stanno in montagna, non solo per sport, ma anche per passione, per fare una passeggiata o meno, che si perdono. Una giornata in questo modo diventa un pasticcio andare a ritrovarli, quindi avere persone accanto a noi nel soccorso ai cittadini sono in difficoltà, che hanno questa specialità, che sono fra l'altro dei volontari, devo dire, insomma, è una roba che bisogna dirgli grazie a questa gente, perché fondamentalmente mettono il loro tempo a disposizione degli altri, quindi noi quando succede questo siamo veramente contenti. E a coadiuvare il lavoro dei volontari ci sono anche le unità cinofile. Come si chiama? La mia unità si chiama Drugo, è un bloodhound di 6 mesi, quindi un cucciolo. È in formazione, quindi lo utilizzeremo più avanti quando sarà operativo, superato il percorso formativo, lo utilizzeremo per le ricerche di dispersi nel nostro ambiente. L'utilizzo dei cani a volte può essere decisivo, può spaziare un cane, immaginati che in una zona batte 5-6 ettari, altrimenti ci vorrebbe una squadra, nello stesso tempo una squadra ci metterebbe un'ora e anche più, lui un cane in pochi minuti ti batte la stessa area. E alla nuova stazione di soccorso alpino e speleologico l'azienda Hardy Garden ha donato un defibrillatore. Questa donazione, diciamo, è nata, il motivo è che Arezzo è una città che mi ha donato tanto, che mi ha fatto crescere e ora come scambio ho voluto donare questo strumento che salva la vita.